Di Nasco, tra il 500 e il 700, conta poco più di 800 abitanti. È un punto strategico e uno snodo viario fra le città imperiali di Milano e Pavia. È una fucina culturale. Il suo patrimonio può vantare la spiritualità di tre beati, la creatività di celebri artisti e miniatori, come Francesco Lonati, detto BF, di scultori, come Antonio Amadeo, di umanisti, come Andrea Alciato, di poeti e docenti universitari. Alla fine del Settecento, negli anni della prima campagna napoleonica, Binasco è capo di vicariato e distretto territoriale con pretura, cancelleria ed esattoria per 76 località limitrofe, per un totale di 25.000 abitanti. Vi dimorano tre famiglie di conti e quattro di marchesi. Il 24 maggio 1796 le truppe francesi buonapartiste assediano il borgo e questa storia si fermò. Ma voi questa notte avete dormito veramente in tenda? Certo, come sempre. Fatto freddo? Sì, abbastanza. C'era, credo, sui 3-4 gradi di temperatura. Ma dentro non c'è assolutamente nulla di moderno? No, no. Ci sono le coperte, ci sono quelle pelli di pecora, ci sono, come si usava a quei tempi. Ma no, tutto... Qui. Su questo tavolo stiamo ricostruendo, è un gioco, uno scontro del 1796 che si ispira grosso modo alla battaglia del Ponte di Novi, cioè quando i francesi hanno sconfitto gli austriaci e hanno spianato quindi la strada per entrare in Milano da Porta Romana. Voi siete appassionati di un gioco che si chiama? Aquile per l'impero, che abbiamo scritto noi, e siamo soprattutto appassionati del periodo napoleonico. E questa passione ci ha portato ad approfondire le cose e a ricreare certi avvenimenti che potrebbero anche capitare come se la storia non fosse andata come andata. Lei è un appassionato di cosa? Di soldatini napoleonici, e quindi conosco la storia di Napoleone e quindi seguo queste manifestazioni per vedere questi signori che
dal vivo fanno quello che io faccio con i soldatini di piombo. Mi chiamo del Conte Fiorenzo e sono un rivoluzionario. Vestito così? Da rivoluzionario, con quello che praticamente i soldati trovavano sul posto. Si vestivano con i vestiti dei contadini, con le stoffe che riuscivano a racimolare. Armato di cosa? Armato di un fucile a pietra, periodo rivoluzionario, un fucile anche messo assieme da vari pezzi, perché allora le casse dello Stato in Francia erano in disfacimento, erano vuote. Allora tutti questi rottami presi assieme, rimessi assieme con parti magari disuguali, per poter praticamente continuare la guerra. Interessati alla battaglia, ai napoleonici? Sì, sì, sono. Poi mio papà gioca, quindi siamo venuti qui oggi a fare un giro, a vedere com'era. Mi piace molto, veramente, molto bello. No, dobbiamo girare. Non si può passare con questo spingiamo. Portar via la macchina da qua, adesso appena arrivo. Capito, ci potrebbe. L'arma a terra, si gira il fucile, si prende la giberna con la mano sinistra e si va giù. E si sta fermi. Al 2 si risale. Forte! L'arma a terra. Tu girate dalla parte opposta. Fila a droite, marche! Lei che ha organizzato tutto, ma perché? Per richiamare l'attenzione della popolazione, della comunità, l'evento più importante che ha cambiato drammaticamente le vicende di Binasco di allora. Conosceva questa storia? No, ne sapevo molto poco e ho imparato tutto dalle associazioni culturali che hanno messo in piedi la rappresentazione. Cosa sta per succedere? Sta per succedere che la popolazione di Binasco sta per incontrarsi con le truppe napoleoniche per cercare di fermare l'avanzata dell'esercito. Ma è un sacerdote che guida i ribelli? Don Paolo Bianchi è uno dei sobillatori della sommossa, perché riconosce nell'esercito francese chi va contro la chiesa, contro la tradizione cattolica, chi ha proibito il suono delle campane, le processioni, ogni altra tradizione. Ragazzi, en avant feu!
I cittadini di Binasco pagano un prezzo indicibile per una rivolta non voluta. C'è questa drammatizzazione dell'evento del 1796, quando Binasco fu bruciata dalle truppe di Napoleone. E poi c'è questo processo. Che le sta a cuore? Mi sta a cuore, perché Napoleone è un personaggio di straordinario spessore, un personaggio... Basta, è Napoleone. Ma lo assolverà? Però durante il processo io chiamerò probabilmente Napoleone e dirò: si apra il processo contro Bonaparte Napoleone. Come di solito fanno i giudici, prima pronunciano il cognome e poi il nome. Non do neanche questa indulgenza a Napoleone, anche se io sono... Non posso anticipare il mio giudizio, ma qui siamo fuori dalla corte. Napoleone è grande. Lei invece lo difenderà, Napoleone? Vede la coccarda, io sono qui a difendere Napoleone e sosterrò che è improcessabile. Perché Napoleone con l'incendio e le cire di Binasco non c'entra assolutamente niente. Dicono il contrario, però. Dicono per opinioni non giuste, non complete, non storiche. Storicamente parlando, semmai fu il colonnello Lannes il responsabile. Semmai io sosterrò la sua non responsabilità diretta nell'eccidio di Binasco. Quando Lan attaccò Binasco, Napoleone era ancora a Milano. Non fu assolutamente dato alcun tipo di ordine di incendiare Binasco. In realtà furono le truppe francesi che, esasperate dal fatto che i rivoltosi spararono a tradimento contro alcuni dragoni, uccidendo un dragone, che partirono poi all'assalto del villaggio. Come mai qui? Sono stato interpellato, secondo me è una cosa interessante, quindi... Visto che si svolge a quest'ora è possibile anche. Quindi intrigato comunque dalla figura di Napoleone? Beh, secondo me poi questo è un tema che ha una serie di risvolti che credo possano essere anche molto attuali, no? Si sta giusto cercando di costituire un tribunale penale internazionale, per esempio, che si dovrebbe occupare di cose analoghe, no? Lei sarà il grande accusatore di Napoleone, perché? Il grande accusatore, io farò il pubblico ministero. Il pubblico ministero, alla fine del processo, quando sono state raccolte le prove, decide se accusare piuttosto che no. Vediamo, prima facciamo il processo, e poi sulla base del processo deciderò che cosa chiedere al giudice. I personaggi escono dal buio della storia, interpreti ed eredi dell'uomo. Gli attori della compagnia Azzeri del Totale
danno voce ai sentimenti contrastanti, escono dalle emozioni, chiedendo le ragioni e le responsabilità degli avvenimenti. L'armata francese viene a rompere le vostre catene e la sua nazione è amica di tutti i popoli. Venite incontro con fiducia. A Binasco, il 24 maggio del 1796, tutto è andato a fuoco. I tre prima portarono fuori strada i due militari, poi li assalirono, uccidendoli e derubandoli. Senza clan, senza venti, senza valere. Che con la scusa dei venti di libertà, alla salute della gente c'è un bel far mangiare, c'è un maiale, c'è una gallina, un sacco di grano, un chicco di riso, un moccio di miglio. Il quale mi ha informato che tutte le comuni della riviera, quelle che restano a ponente di Pavia, avendo sentito Trivolzio dar campana a martello, tutte le altre hanno fatto il simile. I preti che hanno vissuto di persona, questi soprusi e queste umiliazioni, non potevano accettare da uomini inermi il dilagno delle arme pure. Dovevano difendere la sacra unità dei credenti più poveri. Una vera e una nuova crociata! Quei dragoni stanno venendo qua! Stanno qua! Vicini! Ti prego! Da qui li prendo! Li ammazzo come torti! Cosa facciamo? Vengono! Vengono! Spara! Arriva il seguente ordine: annientare e bruciare i paesi ribelli. Muovo immediatamente le truppe verso Pavia, ma prima di arrivare a Binasco, in località Madonna del Pilastrello, da un boschetto partono due fucilate. Verofica! Dina! Ma perché non hai fermati? Ti abbiamo scongiurato in tua casa! Nina! Ricostruire i fatti e processare Napoleone è impresa ardua. L'argomento è stato messo all'ordine dei lavori del Tribunale Internazionale dell'AIA. Binasco è il primo paese italiano in cui Buonaparte infierisce sui civili, monito ai futuri ribelli. Il presidente della Corte Internazionale riunita a Binasco, Virginio Rognoni, apre la fase dibattimentale. Il pubblico ministero Gherardo Colombo chiede se sia legittimo da parte di un esercito mettere a fuoco un'intera città ed uccidere oltre 100 persone come rappresaglia per la morte di un dragone francese colpito fuori dalle mura. La difesa dell'avvocato Salvatore Marceca e degli storici Nino Milani e Luigi Casali sostiene che i veri responsabili della strage furono quei personaggi che si tennero nell'ombra e che, pur sapendo che cosa fosse l'armata francese, non esitarono ad ordinare spara. La difesa chiede di giudicare giovani francesi spaventati che persero l'uso della ragione e si avventarono su Binasco. Venuti per portare libertà, fraternità e uguaglianza, presero la strada della sciabola per uccidere e per bruciare. Il presidente del tribunale fissa nel giorno 24 maggio 2003 la prossima udienza.